Io abito nei miei pensieri ed è un posto abbastanza largo. È come abitare nel mio paese, che mi piace così tanto. È l'anima dell'uomo, che pure è tanto larga. Forse è anche più grande di un intero continente. È con l'olio santo del destino che si condisce la contentezza, con le luci della macchina veloce del sole, con lo zucchero dei sorrisi della luna. Lo troviamo l'amore, se benediciamo ogni giorno il cuscino del nostro letto, che ci regge come un grande amico la nostra testa. Quando di notte sogniamo tutti i canti delle nostre feste da bambini. Ciao. Ciao. Vuoi giocare? No, non posso. Dai, perché? Sto aspettando la mamma. Facciamo un altro gioco, dai. Indovina un po'. È un posto dove fin da bambina avresti voluto vivere. Ha 365 stanze, una per ogni giorno dell'anno. Timpiate e friggiate di pitture, di cui una è ancora segreta. Cos'è? Palazzo dei Mari. Bravo. Senza di lei non c'è festa. È alta, maestosa e somiglia a un carillon. Cos'è? Facile, la cassa armonica. È un posto magico, dove suoni, luci e colori sono gli ingredienti. È un foglio di carta, il copione, che si miscelano e danno vita a un grande spettacolo. Cos'è? Teatro. Sì. Allora, fonte di vita è per noi, ma non è l'acqua. È un posto dove puoi comprendere i tuoi errori ed essere perdonato. Cos'è? La chiesa. Giusto. Non ha colore, non ha sapore, eppure non possiamo farne a meno. Non è stabile, anzi barcolla, eppure regge un grande paese. Non è un'anima, però prova a parlargli, lui ti risponderà. Non è un'anima, però prova a parlargli.
acqua viva. Bravo. Grazie per avermi fatto vedere ciò che non posso.